Il ruolo della Wisp all'interno di questo progetto è quello di essere lo strumento per le associazioni ecco, di essere cittadinanza attiva. Lo stiamo provando a fare a Caivano, ecco, attraverso questo progetto che ha come fiore all'occhiello proprio la riqualificazione della zona attraverso questo campo polivalente su cui poi andremo a costruire una serie di attività, una serie di eventi che facciano sì che appunto la cittadinanza si senta parte attiva e nello sviluppo del quartiere. In un quartiere difficile, nella periferia di Caivano, nel Parco Verde, una bellissima collaborazione tra le istituzioni, tra il Comune, Fondazione Sud, la Wisp che ci ha messo l'anima, perché lo sport può recuperare i ragazzi a rischio e portarli dalla strada in un ambito positivo. Da giovane sono stato istruttore Wisp, quindi oggi il motivo di soddisfazione è doppio. Lo sport ha un ruolo di inclusione e serve tantissimo, e lo dimostrano gli ultimi dati che ci sono stati sulla povertà educativa, che tra i bandi per la prima volta innovativi e speciali della Fondazione Conosciuti viene riconosciuto il ruolo dello sport. Mettete le mani. Aspetta, aspetta però, vai lui. Tirate, Fai così. tirate. Vai Raffi, vai, vai. Molto bene, siamo passati da una fase iniziale, diciamo, di approfondimento del quartiere, richieste, bisogni, eccetera, per arrivare poi alla realizzazione del campo. Gli abitanti hanno partecipato attivamente alla vita di questo quartiere, scegliendo con un referendum il nome di questo campo, che è l'Arcobaleno. Le istituzioni devono sicuramente supportare quelle che sono le attività del terzo settore per dare delle opportunità ai nostri ragazzi. Questo è un esempio magnifico attraverso il quale con un finanziamento un ragazzo potrà fare sport. E il binomio fare sport, se però frequenti la scuola, mi sembra assolutamente perfetto. Abbiamo accolto con grande piacere l'invito della Wisp e del Presidente Marciano, perché quando un'associazione fa qualcosa di così bello, senza alcun fine di lucro, per la cittadinanza, per i bimbi, chi nel territorio ha un ruolo importante, essendo la più importante squadra della regione, ha l'obbligo di esserci, metterci la faccia e soprattutto iniziare da qui un percorso che speriamo possa portare tanti bambini che oggi giocano qui a giocare un giorno in un palazzetto importante d'Italia. L'Università di Cassino nella prima fase si è occupata attivamente della riqualificazione del territorio qui a Parco Verde, la riqualificazione urbana. Nella seconda fase invece non vediamo l'ora di partecipare attivamente con il monitoraggio, quindi anche per individuare quelli che possono essere eventuali limiti o ostacoli che si presentano, e le attività sportive ed educative di cui l'università si occuperà. Per me è una giornata storica perché è lì che ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza, e da sempre ho visto che i bambini fanno le mie stesse cose. E grazie a Fondazione Conissud, nell'ambito del progetto La bellezza necessaria, siamo riusciti ad offrire a centinaia di bambini una possibilità di allontanarli da quelli che sono i contesti della droga del quartiere. Come ti trovi in questo nuovo campo qua? Perfetto. Bene. Bene. Il tuo sport preferito qual è, Tonia? Il calcio. Veniamo, diciamo, ogni giorno qui per giocare. Mi piace. E voi siete di qua? Sì, siamo di qua. Io non abito in questo lato, ma in quell'altro, dove sta il campetto vecchio. Le vostre giornate, da quando qua hanno cominciato a fare questo lavoro? E qua sì, andiamo tutti i giorni a giocare a calcio. E a volte vediamo anche le partite dei nostri amici.
Vabbè.